Buonasera, è domenica, sono, non lo so, circa le 7 e andiamo a preparare la cena. Stasera mi faccio i burger di Mopur che ho preso alla Coop. Nuovi, non li ho mai provati questi. E di contorno mi faccio un po' di zucchine, molto semplicemente in padella. Questo è il burger che vi dicevo, di Mopur, un gusto saporito. Cenetta pronta, buon appetito. La mia cena era buonissima, un po' poca forse, però era già mia intenzione di fare una merenda pre-nanna stasera facendomi il latte con i biscotti, quei biscotti che ho preso ieri, sembra, le frolle di Orosaiba al cioccolato. Ho già sistemato la cucina. Dovrei iniziare a montare il video. Vediamo se ha finito di fare l'ottimizzazione. Ha finito di fare l'ottimizzazione. Appunto, montare il video e poi facciamo pausa merenda. I biscotti sono questi qua, di Orosaiba appunto. E a quanto pare sono una novità, infatti non li avevo mai visti prima. Sembrano belli cioccolatosi. Oddio, a vederli così non sono proprio invitanti, eh. Per me questi biscotti sono bocciati. A parte non si ammollano mai, sono rimasti sempre duri. A me piacciono i biscotti che si ammorbidiscono nel latte. E poi sono troppo dolci, mamma mia, stucchevoli. Io vado a dormire, buonanotte. Buongiorno, è lunedì. Sono le 7:05 minuti. Stamattina Francesco entra alle 8:50 perché hanno messo l'orario definitivo, almeno si spera che sia definitivo, e hanno messo religione alla prima ora di lunedì. Quindi il lunedì entra alle 8:50. Siamo a piedi stamattina, bevo il caffè e ci attiviamo. Ok, Franci è andato. Sono le 8:50 adesso. È voluto partire prima per arrivare 5-10 minuti prima, per stare fuori con i suoi compagni. E sono troppo contenta di questa cosa perché fino all'anno scorso è una cosa che non avrebbe mai fatto, avrebbe passato fino all'ultimo minuto a casa. Io nel frattempo avevo già iniziato a fare qualcosina in casa, avevo rifatto i letti, pulito la sabbietta. Ho messo una lavatrice, ho messo a posto i panni asciutti e basta. Apriamo la finestra, facciamo entrare un po' d'aria. Oh mio Dio! Come c'è passato? Che schifo! Credo sia un grillo. Ma nemmeno la zanzariera li tiene fuori. Ma com'è possibile? Non posso aprire la finestra. Che schifo! Come cavolo fanno a passare con la zanzariera? No, me lo dovete spiegare. Io non oso immaginare i vicini che abbiamo di fronte, che vedo che hanno sempre le porte aperte e non hanno le zanzariere. Immagino abbiano la casa invasa da cimici e grilli. No, 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 per me è una cosa impensabile. Allora, nemmeno con le zanzariere si può stare tranquille. Comunque, cercherò di farmi coraggio tra un pochino e aspirarlo con l'aspirapolvere. E stamattina volevo, oppo si è appena sdraiato sul divano, comunque vorrei cambiare il copridivano e metterci dei cuscini. Ben quattro ce ne vorrei mettere. Prima ci tenevo sempre due cuscini sul divano, parliamo di quando c'era il divano vecchio. E poi mi sono scocciata e li ho tolti perché i gatti e la Lola ci si mettevano sopra ed erano sempre pieni di peli e tutti i giorni avevo anche i cuscini del divano da pulire, oltre al divano, alle sedie. Ora col divano e le sedie la situazione migliorata perché ho preso i coprisedia similpelle, quindi si puliscono molto facilmente. Copridivano tipo raso,
quindi anche quello si pulisce facilmente. Quindi vorrei provare a metterci i cuscini. Vediamo come va. Poi se vedo che è proprio una scocciatura, faccio sempre in tempo a toglierli. Quando scende, cambiamo il copridivano e mettiamo i cuscini. Intanto facciamo colazione. Ho cotto la brioche, mi faccio un cappuccino e ci facciamo una bella colazione. Oh, è sceso, come non detto. Facciamo subito il divano allora. Ok, che ne dite? Eccolo, è già partito all'attacco. Vabbè, intanto facciamo la colazione. Ore 9:09 minuti. Buona colazione. Ok, sto per farmi coraggio a aspirare quell'insetto. Sono pronta qui con l'aspirapolvere. Oddio, speriamo di farcela. Ok, deve essere una cosa rapida. L'ho aspirato. Ora il problema è che non ho il coraggio di andare ad aprire il contenitore per farlo uscire. Comunque ho notato che qui c'era una fessurina, quindi ora l'ho chiusa con questo cosino qui. Come si chiama? Tipo l'isolante per le finestre. Mamma mia, quell'insetto è lì dentro il contenitore dell'aspirapolvere che muove tutte le zampe e cerca di uscire. Devo farmi coraggio e andarlo a buttare fuori. Cioè, ma guardate lei come è felice che ha messo i cuscini. Ce l'ho fatta. È volato via. Perlomeno l'ho tolto e nessuno si è fatto male. Oddio mio. Ho bisogno di una pausa adesso. Facciamo un caffè e poi continuo con le pulizie. Volevo andare dai cinesi stamattina, ma ovviamente non farò in tempo. Ho perso troppo tempo con l'insetto. E poi anche il fatto che comunque Francesco entrava più tardi a scuola ha ritardato un po' tutto. Vabbè, pazienza. Tanto non mi serviva niente di urgente, solo perché mi andavo di fare una passeggiata dai cinesi, visto che tra l'altro c'è una bella giornata. Pulizie fatte, ho fatto tutto, bagni, pavimento, eccetera, eccetera. Infatti è quasi mezzogiorno. Ora mi preparo qualcosa da mangiare. Volevo farmi quella specie di zuppa con ceci, patate e carote e metterci anche questa pancetta vegetariana. Ma ce li ho i ceci, vero? Controlliamo un attimo. Ceci, ce l'abbiamo. Quindi mentre aspetto che si asciuga il pavimento mi preparo da mangiare, poi doccia. Anzi no, forse prima è meglio portare fuori i cani e poi doccia. Mi sono dimenticata questo. Vabbè, lo mettiamo adesso.
ho aggiunto i ceci, adesso ci aggiungo l'acqua, poi ci metto un dado e lascio cuocere. Hai finito di spostare tutti i cuscini? Mi sto già pentendo di aver messo questi cuscini. Lo sapevo io, lo sapevo. Ma io ti voglio bene lo stesso. Ti voglio bene lo stesso. Ah, già, devi portare i cani per fare la doccia. Stavo di nuovo dimenticando. E comunque sono le 12 e 12. Io sono pronta per uscire. Lei ovviamente se n'è accorta, lui niente, dorme. Sogna proprio, sta anche muovendo le zampe. Ora devo svegliarlo piano piano. Si spaventa. Buona Lola, buona. Buona! Cioè, lui non sente niente. Ecco. Ok. Sì, sono io, andiamo. Intanto sono andata giù col giacchetto, sono morta di caldo. Sembra, non dico agosto, ma i primi di settembre. Poi trovo una bella sorpresa. Due bollette. Una, il gas, e vabbè, 64 euro, è ok. Ma la luce? La luce, 622 euro. E già quella del mese scorso era 500 qualcosa che abbiamo rateizzato. Ora vado subito sul sito e faccio rateizzare anche questa, perché... Pagata questa, poi si dovrebbe tornare a cifre normali perché qui c'è i mesi estivi dove abbiamo usato i condizionatori. Ecco, e non sapevo quanto avremmo speso perché fino all'anno scorso avevamo fatto l'ISEE e praticamente tutti i mesi ci arrivava meno, cioè non pagavamo niente praticamente di luce. Per un sacco di tempo non abbiamo pagato niente. Ora mi sembra di aver capito che la soglia del reddito per le agevolazioni è stata abbassata e quindi non rientriamo più e non abbiamo nessuna agevolazione. E questo è il risultato. Se vuoi sopravvivere d'estate e accendere i condizionatori, poi ti ritrovi ste botte di bollette. Fortunatamente appunto c'è la rateizzazione. Ok, rateizzata. Dal sito ci vuole veramente 2 minuti a farlo. E 12 rate da 50 euro al mese, 50 qualcosa. E la prima parte... tra 2 mesi praticamente, cioè a scadenza a dicembre la prima rata, quindi almeno uno tira un attimo un sospiro di sollievo perché se no dover pagare una bolletta così tutta insieme è veramente allucinante. Ok, ora sono più tranquilla, vado a fare la doccia. Doccia fatta e controllando la zuppa, fa un profumo. La pancetta si è gonfiata. Sembrano würstel adesso. Secondo me devo cuocere ancora un po', più che altro perché è troppo liquida. Potrei mangiarla a cena perché io adesso inizio ad avere fame. Cosa potrei mangiare però a pranzo? Potrei farmi un panino. Sono le 2, Marco è tornato e sono andato a prendere Francesco a scuola che esce alle 2:10. Io se ce la faccio nel frattempo, in questi 10 minuti, finisco di riguardare il video e lo metto a caricare per domani. Sono andata di là, da Franci, torno di qua e c'è mezzi cuscini per terra. Comunque ora mi do una restaurata. E poi dopo andiamo dai cinesi, visto che non ci sono andata io stamattina. E poi andiamo a fare l'aperitivo, visto che c'è una bella giornata e forse viene anche Francesco. Trucco fatto. Ora, mentre mi guardo qualcosa su YouTube, forse metto lo smalto. Sono molto indecisa in realtà se metterlo o lasciarle così. Allora, per adesso ho sistemato le unghie, nel senso che ho ripulito le cuticole. Ovviamente fare la mano destra è stato più difficile perché con la sinistra a tagliare le cuticole sono veramente impedita. Quindi diciamo ho preparato le unghie ad accogliere lo smalto eventualmente. Intanto mi sono detta vabbè metto e dov'è? Questo. Ho questo qui che è quello rinforzante, il liquido rinforzante. E poi la base, questa qua.
Prep and Plump, che è leggermente rosina. Non lo so, potrei anche lasciarle così, che sono naturali ma comunque più carine. Birretta nerd. Anzi, ma poi come Chiara Ferragni. Perché come Chiara Ferragni? Birretta nerd. Birretta nerd. Non è vero, vado. Fatto così. E lo rivedrai. Ora come direbbe Chiara Ferragni qui? Ciao guys. Ciao guys. Qui abbiamo... Questo è il mio aperitivino. Vabbè, questa è la caprese, polenta e il gambero in tempura. È arrivato il garçon, ci ha appena spiegato cosa devo dire. Queste sono tipo delle pitture invece. Allora, siamo tornati e appunto abbiamo fatto l'aperitivo che è qualche settimana fa. Il ragazzo di Parman ci aveva detto che erano arrivate delle nuove birre e che dovevamo assolutamente provare, quindi insomma siamo andati appunto a provare queste nuove birre e niente, siamo tornati a casa, sono le 7:15. Io la cena ce l'ho già pronta perché ho fatto quella zuppa di ceci, patate, carote con quella pancetta che adesso sembra più Wurstel, ma vabbè. Vado a cambiarmi, a struccarmi. Per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.